Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo Scopriamo Insieme le creazioni in resina. Dunque, vi ricordate che avevo proposto la settimana scorsa di fare quel video in cui io estraggo a caso gli stampi per fare le creazioni? Ebbene, sono una persona orribile, me ne sono ricordata tipo 10 minuti fa e quindi non l'ho fatto. Giuro che prima o poi lo faccio. E quindi ho fatto degli esperimenti un po' usando l'Angelina Film. Cos'è l'Angelina Film? Sono quei fogliettini olografici che poi si tagliuzzano per fare i... No, com'è che si chiamavano? Vabbè, non mi ricordo più, quei glitter che sembrano delle pagliuzze, insomma. Sono i fogli interi. E secondo me però non sono venuti un granché. Comunque, proviamo. Allora, cominciamo guardando questi. Cosa sono? Sono le sagome di Pokémon, ma come vedete sono di colori un po' strani. Se vi ricordate, la volta scorsa ho fatto Pikachu Shiny. E visto che mi era piaciuta questa cosa, ho voluto fare anche questi Pokémon versione Shiny. I Pokémon Shiny sono sempre dei Pokémon di colori particolari che nei giochi si possono trovare in modo molto raro. Allora, partiamo da questo stampo. Partiamo da Eevee. Eevee Shiny è di questo bianco-grigio. E quindi non è stato facile trovare i glitter giusti. E poi vabbè, lo sfondo appunto l'ho fatto grigio chiaro. Però sì, devo dire che rende l'idea, mi piace. E non so quanto si veda, ma la maggior parte dei glitter sono bianchi. Poi ce ne ho messo qualcuno argento, visto che non credo che esistano i glitter grigi, non argento. Però vabbè, comunque devo dire che rende l'idea, è abbastanza carina, molto semplice. Gli darò una limata perché intorno è taglientissima come una lama. Comunque dai, non mi dispiace, è carina. Allora, Bulbasaur Shiny è sempre verde, però al posto di avere questa specie di seme, bulbo, non so come chiamarlo, quello che ha sulla schiena, verde acqua, visto che di solito è verde acqua, ce l'ha anche questo verde, sì, non è che cambi molto. E quindi appunto l'ho fatto così, sembra normale, però appunto è fatto così. Alcuni sono molto simili a quelli normali purtroppo, quindi non si fanno cose molto particolari, però devo dire che questo mix di glitter verdi, che sono tanti, sono molto carini. E poi ho messo in tutti lo sfondo uniforme per non lasciarli in trasparenza, per far vedere bene i colori, molto carino. Poi Squirtle Shiny, e anche questo è abbastanza simile, diciamo che di solito è proprio celeste. Stavo cercando in giro qualcosa di celeste per farvi un esempio, ma non lo trovo. Vabbè, comunque puramente celeste. Invece Shiny è praticamente azzurrilla. Squirtle, quando si evolve, di base è azzurrilla, però vabbè, è il colore della sua evoluzione, Wartortle, però è appunto è Squirtle. E insomma, il mix di glitter che ho fatto non è venuto molto azzurrilla. E mamma, che cosa è successo a questa resina? Guardate che effetto strano ha fatto. Oddio, non lo so. Comunque è diventato un po' troppo scuro, secondo me. E ci sono troppi glitter che si vede che sono proprio azzurri. E insomma, questo non è venuto benissimo. Infine, Charmander Shiny è giallo. Sì, è giallo come Pikachu. E vabbè. Ed eccolo qui, non riesco a tirarlo fuori. Eccolo qui, carino. Adoro questi mix di glitter con 600 tipi di glitter diversi, super sberluccicosi, molto molto carini. Quindi ho voluto fare dei Pokémon Shiny e devo dire che non sono male. Questo è uno stampo nuovo, devo ancora farvi vedere il video acquisti in cui lo faccio vedere, appunto perché ci sono tante altre cosine creative, però questo non ho resistito, ho voluto provarlo ancora prima di farvi vedere il video acquisti. Come vedete è lo stampo per un pettine. Quindi aiuto, vediamo com'è venuto. Vabbè, si vede, oh mio Dio, è bellissimo. L'ho fatto rosa con qualche spruzzatina nera. E devo dire che mi piace un sacco. Oddio, da questa parte ci sono pochi glitter neri in confronto anche da questa. Però vabbè, comunque mi piace tantissimo. Tutto rosa, pieno di glitter, con solo qualche glitterino nero. Qui ci sono delle parti da togliere, dopo le tolgo bene. Non è ancora del tutto asciutto, è ancora semiflessibile, quindi lo lascio qui bello piatto, così si secca bello pari, giustamente. Poi vediamo un po'. Tiriamo fuori qualcosina tipo questi, allora. Allora, a parte che anche qui è successa la stessa cosa, ma cioè qui si è gonfiata la resina, tipo non so che cavolo è successo. Qui ho fatto queste tre lune in tre modi diversi, ma simili. Ho voluto provare tre modi diversi di usare l'Angelina Film, che è quel foglietto che dicevo, olografico che dicevo prima. Adesso vi faccio vedere se riesco a tirarle fuori. Allora, partiamo da questa più grande, che secondo me è la più brutta. Perché qui ho usato l'Angelina Film, cioè proprio l'ho ritagliata a forma di luna e basta, non ci ho fatto nient'altro. Cioè sarebbe anche carina, vedete che l'effetto è molto bello, però io vi giuro che ci ho messo tipo mezz'ora e non sono riuscita comunque a tagliarla perfettamente. Vedete qua c'è un po' di parte che si vede. Poi qua vedete che è venuta piegata e quindi fa un effetto bello, però comunque è proprio piegata, va bene. Non l'avevo ritagliata molto bene. Comunque devo dire che l'effetto alla fine non è così male. A parte questo pezzettino in cui si vede lo sfondo, non è niente male. Poi, in quest'altra media, ho usato sempre l'Angelina Film, ma l'ho stroppicciata e messa dentro un po' a caso per vedere che effetto dava.
A parte che sì, continuava a uscire, io la rischiacciavo dentro con lo stuzzicadenti, ma niente da fare. Eccolo qui. Non è male, è un effetto decisamente particolare, però secondo me il fatto che ho messo lo sfondo viola, visto che sennò appunto alcuni punti erano in trasparenza e non mi piaceva, lo spegne un po', non si vedono più tanto i riflessi che dovrebbe avere, però devo dire che l'effetto è tanto carino. Non mi dispiace per niente, sono venuti molto meglio di quanto pensassi in realtà. Bene. Infine l'ultimo. In questo ho usato proprio i glitter, i flakes, ecco come si chiamano. Ho usato i flakes. Come dicevo, se questi si tagliano a pezzettini, si ottengono i flakes. E quindi qui ho provato ad usare quelli per vedere se c'è molta differenza, magari tra questi due più che altro, perché con questo la differenza c'è per forza. E se lo vogliamo che qua è sbordato tutto, non so cosa è successo, la resina è esplosa. Allora, cerchiamo di ignorare la parte qui che è sbordata fuori malamente. E sì, l'effetto è decisamente diverso perché comunque i flakes sono molto più piccoli. Non saprei dire quale mi piace di più, però. Fate conto che questi flakes non sono esattamente dello stesso viola, sono di un viola un pochino più scuro. Ed è per questo che la luna sembra più scura, lo sfondo, come vedete, è identico. Però boh, mi piacciono tutte e due, anzi tutte e tre per la precisione. Sono abbastanza soddisfatta di questo risultato. Quale vi piace di più di questi effetti? Sicuramente è più facile da fare questo. Questo è difficile da ritagliare e questo non è così facile usare l'Angelina Film spiegazzata. Allora, sempre con questo effetto dell'Angelina spiegazzata ho fatto delle gemme. Perché? Perché avevo visto questa cosa da Nina Creation che aveva postato su Facebook la foto di un diamante, penso che fosse questo stampo qua sempre. Con appunto l'Angelina film accartocciata ed era venuta una cosa assurda, bellissima. E quindi appunto voglio provare anch'io. Gli ho anche chiesto, ma ti dispiace se ci provo anch'io? Ma figurati, fai pure molto bene, grazie cara. E quindi adesso se riesco a tirarlo fuori vediamo com'è venuto. E sì e no, cioè allora, a parte che qua sbordava fuori perché continuava a galleggiare. È carino l'effetto, però cioè tipo se la metto proprio così si vede la trasparenza in alcuni punti. E boh, la sua faceva un effetto più bello, ma secondo me lei aveva usato quella che è l'Angelina Film trasparente, che è solo olografica, non ha nessun colore. Io invece ho usato questa qui azzurra. E quindi, insomma, visto di fianco non è male, visto da così che si vede la trasparenza, insomma. Però dai, non è malissimo. Diciamo che poteva venire meglio, ma potevo anche fare di peggio. E vediamo le altre due gemme fatte nello stesso modo. Questa, come vedete, è verde. Ho usato un sacco di colori freddi in questa colata, non l'ho nemmeno fatto apposta. Sono tutti colori separati, azzurri diversi, verdi diversi. Qui ci avevo messo anche qualche glitter. Però, cavolo, mettendoci un po' di glitter sono stati tutti sul fondo e quindi l'Angelina film non si vede. Cioè, da dietro un pochino, però dietro è anche da limare perché c'era il buco nello stampo. No, questa mi sa che mettendoci glitter l'ho rovinata. Cavolo, non si vede niente. E poi questa, secondo me questa non è un granché. Ce l'ho messa proprio accartocciata, però si vedrà di brutto tutto il resto trasparente. Cioè vedete, così si vede un sacco il trasparente dietro. No, non mi piace, l'ho accartocciata troppo. Non mi piace per niente, a parte che è pieno di bollicine minuscole, non so come mai. No, questa ho proprio bocciata, non mi piace. Poi questo stampino non l'ho mai usato, quindi ho usato questo colore un po' strano, in effetti non si vede quasi niente, per provare a fare questo alberello con la faccia spettrale, eccetera, eccetera. Oddio, non è facile toglierlo. Allora, visto che erano così sottili i buchi, io ci ho messo malamente la resina e poi l'ho spalmata cercando di togliere i residui, però come vedete i residui ci sono rimasti e come, oddio. Vabbè, sto volando questi che adesso poi toglierò. La creazione in sé non è proprio niente di che, però questo stampo è troppo carino con quest'alberello spettrale. Però, oddio no, tra il colore e tutta la resina che sborda non è proprio venuta un granché, ragazzi, non sto facendo niente di che, oggi non va bene. Vediamo com'è questa macchina fotografica che ho fatto con uno strato di glitter e uno strato, no, di glitter, come vedete. A parte che doveva venire azzurro e che cavolo è successo al colore, vabbè, è diventato un lilla tipo. Beh, carino però. Vabbè, io ho messo una tonnellata di glitter, vari tipi di glitter azzurri. E quelli che ne ho messi di più sono questi qui che hanno questi riflessi, come vedete, bellissimi. E sì, sarebbe stato più sensato se lo sfondo fosse stato azzurro come doveva effettivamente essere, ma quel pigmento che ho io della Cleopatra, quello liquido blu, me lo fa anche con gli slime. Se io lo metto diventa viola. E a volte boh, fa sta cosa che invece di blu diventa viola, non ho capito perché. Vabbè, vediamo questo qui che è semplicemente una barretta di cioccolato in cui ho messo, ragazzi, così tanti glitter nella resina che
era diventata crema, era diventata quasi dura tanti glitter che c'erano, infatti come vedete è tutto pieno, dietro, davanti, ovunque. Però è molto molto carino appunto questa barretta, mettendone così tanti non c'è nessun tipo di trasparenza e quindi è venuta benissimo secondo me. Davvero carina. Oh, cioccolato, che bello il cioccolato, cioè che buono più che altro. Ora, è rimasto questo, no momento, questo qui è molto semplice, è un castello fattato pieno di glitter con un bel rosa fluo. Ecco, infatti è molto carino. Però i glitter si vedono un po' poco perché è pieno di dettagli questo castello. Dietro rendeva di più forse. Aiuto, qui non è ancora ben asciutto. Carino, niente di che. Allora, mi è rimasto questo bracciale che anche qui è pieno di Angelina Film. Quindi secondo me è venuto molto bene. Anche perché se non sbaglio ho usato quell'Angelina Film che dicevo prima, quella trasparente che è solo olografica tipo. Ma prima avevo fatto degli esperimenti con dei pigmenti qui e voglio vedere come sono venuti. Vabbè, questo l'avevo già fatto identico con questo viola, però le ho fatto un altro uguale perché volevo farci degli orecchini. Oddio, orecchini veramente giganti, ora che ci penso. Però vabbè, volevo farli a coppia appunto, quindi ho usato questo pigmento che avevo già usato un'altra volta. Ora vediamo com'è venuto questo. No, ma sono delusissima. Doveva essere molto meglio. Qui ho usato proprio quei pigmenti della Pirlex che uso sempre per colorare la resina, però spalmandolo qui dentro. Ed è un pigmento verde con riflessi viola e dal vivo un minimo si vedono, ma me lo aspettavo molto più perlato. Che peccato, lo stampo è anche lucido, quindi boh, la creazione è venuta quasi opaca. Non lo so ragazzi, ma perché oggi ho fatto tutti questi fail? Ho fatto la stessa cosa qui con un altro pigmento, sempre della Pirlex, vediamo com'è venuto. Boh, cioè sembra quasi che io non abbia spalmato il pigmento sullo stampo, sembra che io abbia semplicemente messo il pigmento nella resina e basta. E boh, io mi aspettavo un risultato molto più perlato, con un effetto molto più bello, invece è venuto veramente semplice. No, ma che delusione, speravo di aver trovato un modo per usare quei pigmenti in modo molto più bello. No, vi giuro, ci sono rimasta malissimo. Vabbè, tristezza. E dunque sì, rimane solo questo, che è il bracciale appunto, e sono proprio curiosa di vedere com'è venuto, secondo me è bellissimo. Ragazzi, oddio, ma è bellissimo. Guardate che effetto stupendo. Come dicevo, è trasparente questa Angelina Film, però ha questi riflessi olografici bellissimi che vanno sul verde, sul rosa, sull'azzurro, su tutto. È bellissimo. No, basta, top ragazzi, lo adoro. Mi piace un sacco. Ok, basta ragazzi, la mia creazione preferita di oggi è questo bracciale. Oddio, mi piace troppo, non riesco a smettere di guardarlo, è bellissimo. E niente, non ho fatto, ho fatto molti esperimenti e molti purtroppo non sono venuti un granché. Infatti mi dispiace perché ci ho messo un sacco di ore, cavolo. Però niente, in sostanza queste sono le creazioni di oggi. Fatevi sapere qual è la vostra preferita, la mia appunto senza dubbio è il bracciale, bellissimo. E niente, noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!